giocare a calcio. Questa è stata la mia più grande passione. Sembra difficile da raccontare, invece poi basta un poche parole. Mi piaceva dar calcio alla palla da quando a malapena camminavo. Non era il capitano perché la società gli aveva dato la fascia. Era il capitano perché era il punto di riferimento. Giocavamo tranquilli, sereni, perché le colpe le prendeva sempre lui dietro. Anche come immagine, insomma, si è rimasto in casa, in tutte le nostre case, come quello che portava la coppa di corsa con dietro tutti gli altri. E vedevi l'espressione, era l'espressione proprio di un uomo felice. Io sono toscano e i toscani dicono tutti mangiano la C. Ebbene, la mangio anch'io. Vi dirò di più, io ho amato fare indigestione di C. Campionato, Coppa dei Campioni, Coppa del Mondo. Guardate quante C ci sono in mezzo. Da quando sono arrivato all'Inter, che tutti mi parlavano della grande Inter e di questo grande capitano che era Armando Picchi. Io sono stato felice grazie a Picchi. Se penso che gran parte di quella felicità me l'ha data la mia squadra del cuore, che vincevo ovunque con quel suo capitano, il debito di gratitudine che sento per quello che abbiamo chiamato poi penna bianca è immenso. È una specie di piccolo semidio che dà la luce all'Inter per tutto il tempo che verrà. E noi entriamo in studio, eccoci qua, sempre qui al 90° appuntamento. Abbiamo visto qui veramente qualcosa di unico. Complimenti ancora al grande Armando Picchi e do il benvenuto qui a Terza Pagina Magazine. Lo ringrazio fin d'ora. Leo Picchi, buonasera a te Leo. Buonasera. La ringrazio ancora di essere qui con noi. E do il benvenuto per la rubrica Arte e Mestiere non solo alla colonna portante qui di Terza Pagina Magazine con la sua rubrica Maria Antonietta Scavina. Buonasera a te Maria Antonietta. Buonasera. Prego a te con l'ospite d'eccezione di oggi. Io questa sera sono molto molto contenta di avere con me Leo Picchi, perché ci unisce una storia di qualche anno, e ci unisce la mia non passione per il calcio, ma la passione per una storia bellissima che ho voluto raccontare. E tante cose, cioè molti si sono domandati come mai una milanese come me, non appassionata di calcio, e un romano come Massimo Ferrari, regista, appassionato di calcio ma comunque romano, avessimo voluto fare un documentario in occasione dei 40 anni, mi pare, no? Sì, 10 anni fa, della morte del grandissimo Armando Picchi, un documentario su di lui. Ecco, lo spiego subito. Dal punto di vista mio è stata la conoscenza con il fratello, con il padre di Paola Picchi, una persona deliziosa che avevo conosciuto anni prima, e poi la conoscenza con Paola Picchi, che mi ha raccontato la storia di Armando Picchi, un grandissimo giocatore, il capitano dell'Inter, una persona non solo brava a tirare i calci, ma brava proprio nella vita, molto amato, e ancora adesso a 50 anni di distanza lo vogliono ricordare tutti, e a Livorno ci saranno 2 giorni, domani e dopo, di eventi dove parteciperanno Allegri, Igor Protti, ci sarà Moratti, ci sarà naturalmente Leo Picchi, che è il primo figlio di Armando. Leo, e poi anche il suo fratello forse, perché purtroppo Armando Picchi, morto a 36 anni per un tumore, aveva lasciato 2 bambini piccoli alla meravigliosa Francesca, di cui era innamoratissimo, era la modella di Grazia, una donna bellissima, e prima di morire ha detto: io dalla vita ho avuto tanto, in fondo, tanto, tutto in fretta, ecco. Senti Leo, il tuo grande papà, che tu non hai conosciuto perché ed è talmente piccolo, non so quali ricordi hai di lui, se non quelli che ti hanno poi raccontato tutti quanti, compresa la tua mamma. Però questo grande papà, che cosa ti ha insegnato come valori, pensando a lui, a quello che ha fatto, a quello che... Allora, anzitutto
sono sempre sorpreso dalla maniera in cui la gente, nonostante siano passati così tanti anni, continui a ricordarlo con un affetto, un amore, un trasporto così grande, ma non solo a Livorno, naturalmente a Livorno, sì, anche a Milano o a Genova dove sono cresciuto, qualche volta mi capita di dire il mio cognome e mi chiedono ma per caso è parente? E ogni volta comincia, ah, ma io non sa che ammirazione nutrivo verso suo padre. Quindi senz'altro ha lasciato una traccia, ha lasciato un segno, nonostante abbia avuto una vita così breve. E credo che sia qualcosa che va ben al di là delle gesta sportive che poi sono state più o meno narrate. Proprio al di là del pallone, dei gol, certo. Dello sport, di tutto quello che lui ha fatto nel calcio in pochissimo tempo, e va anche al di là del fatto di essere livornese, perché la sua livornesità è stata veramente in tanti momenti, insomma, un pregio più che un difetto, no? Io penso che vada proprio al di là di tutto, perché suo padre, da quello che io sono riuscita a raccogliere sia dalla famiglia che da tutti quelli che ne hanno scritto, tuo padre era un uomo che veramente aveva qualcosa di magico nell'anima, no? Era una persona molto buona, molto generosa, molto riflessiva, e devo dire che ha dato un'impronta al calcio quando c'era lui anche di grande amicizia, no? Anche nel rapporto con Elenio Herrera, che è stato un rapporto burrascoso, lui è riuscito comunque a distinguersi per signori. Era un, diciamo che era un signore, no? Era un signore. Come lo era il fratello, perché io quando ho visto il padre di Paola la prima volta, a me sembrava veramente di vedere un grande signore. Questo credo anche Armando. Io penso che la sua signorilità anche nell'animo lo abbia fatto sì che anche adesso gente che non sa nulla di calcio, appena dice Armando Pitti, penna bianca, insomma tutti se lo ricordano. Lo zio, ecco, al quale sono molto legato e del quale porto orgogliosamente il nome, certo, è stato un personaggio straordinario, perché è stato forse non l'unico sportivo italiano ad aver giocato nella massima serie di calcio e di basket, ma senz'altro è stato l'unico sportivo italiano ad aver giocato nella massima serie di calcio e di basket e al contempo ad essersi laureato. Quindi una persona fantastica, in farmacia, una cultura vastissima, un personaggio eclettico, veramente molto legato, fierissimo. Al fratello, chiaramente molto legato, molto, insomma, c'era molto. C'era, diciamo, una famiglia dove i legami erano molto forti, sono ancora forti. Era di 14 anni più grande di mio padre, quindi era un po' certo, il suo punto di riferimento, certo, il suo papà. Certo. Sì, suo Senti, la sua splendida mamma invece, Francesca, che io saluto veramente con affetto, la sua splendida mamma che ha fatto innamorare questo grande capitano, e poi si è trovata con due bambini, ha dovuto poi insomma lottare molto, però devo dire anche quando l'ho conosciuta non ha mai avuto un minuto di, sempre molto dolce, molto anche lei una bella persona, oltre che bella fisicamente, perché era la modella di Copertina di Grazia, bella dentro, no? Per cui insomma, credo che tutto sommato abbia avuto anche da lei molti valori, tu e tuo fratello, ecco. Certo, poi mi ha promesso mio fratello Gianmarco che nonostante non stia benissimo in questo periodo la mamma, mi ha promesso che la porterà comunque a Livorno, quindi mi fa molto piacere che possa condividere con noi. C'è stato che io non ci potrò essere, ma guarda, a costo poi di andarla un giorno a trovare, io bisogna che la riveda, perché veramente mi ha lasciato qualcosa nel cuore. E io sto scrivendo, e con Massimo vogliamo fare addirittura un film su tuo padre, perché lo merita, perché c'è l'amore, c'è la religione, c'è lo sport, c'è la malattia, c'è tutto, ci può veramente insegnare tutto.
e domani e sarebbe... dopo io scriverò due righe che leggerà Paola, domani e dopo mi dispiace tantissimo di non poter essere lì perché sono a Roma bloccata nel lavoro, appunto, in cose, però veramente vi penserò perché ci saranno tante cose, anche uno spettacolo di Prestacci, no? Di un attore che ha fatto uno spettacolo teatrale su Picchi, molto bravo. Poi ci sarà il docufilm che abbiamo girato con Massimo Ferrari e poi insomma ci sarai tu, ci sarà tuo fratello, tua mamma, tanti amici. Purtroppo è morto Burnich, purtroppo abbiamo avuto un altro lutto e credo che lo ricorderete domani, penso, no? Anche... Sì, senz'altro, anche perché è stato tra i compagni di squadra di mio padre quello al quale era senza dubbio più legato, sono stati compagni di stanza per ritiri interminabili, sono stati compagni in campo, proprio uno godeva della massima fiducia dell'altro. Infatti anche lui è presente nel documentario e tu adesso lavori all'Inter, eh? Lavori all'Inter, insomma... Sei rimasto legato all'Inter, nonostante tutto, anche i cambi, le cose, tu sei rimasto legato alla squadra che ti ricorda di più tuo padre. Senti, sì, Leo, non riesco a farne a meno. Non puoi farne a meno, assolutamente. No, Leo, noi ci sentiremo ancora e comunque tanti auguri per domani e dopo. E un grande grazie. Abbraccio a tutta la famiglia Picchi, anche alla Paola, tua cugina Paola. È stata quella che mi ha fatto conoscere questa bellissima famiglia e questo grande personaggio che veramente io pur non, è come se l'avessi conosciuto praticamente di persona. Ti ringrazio molto. Grazie a voi. Io ringrazio veramente il grande Leo Picchi di essere stato qui con noi, ricordando oggi il grande Armando Picchi, grande capitano Armando. Dell'Inter, libero, uno dei più grandi liberi che ci sono stati. E ringrazio ancora veramente di cuore per questo momento, per questa esclusiva. Iniziò tra le file del Livorno. Saluto tutta Livorno, saluto tutti i tifosi del Livorno. Grazie veramente di cuore a Leo Picchi di essere stato qui con noi a Terza Pagina Magazine. Noi rimandiamo ancora il trailer del documento. Grazie a Maria Antonietta Schiavina. Poi noi ci risentiamo dietro le quinte. Grazie a Leo. Grazie a Leo. E domani grazie dopo ci stiamo ad Armando. Ciao, grazie ciao. A voi, arrivederci. Un bacio. Giocare a calcio, questa è stata la mia più grande passione. Sembra difficile da raccontare, invece poi bastano poche parole. Mi piaceva dar calcio alla palla da quando a malapena camminavo. Non era il capitano perché la società gli aveva dato la fascia, era il capitano perché era il punto di riferimento. Giocavamo tranquilli, sereni, perché le colpe le prendeva sempre lui dietro. Anche come immagine, insomma, si è rimasto in casa, in tutte le nostre case, come quello che portava la coppa di corsa con dietro tutti gli altri. E vedevi l'espressione, era l'espressione proprio di un uomo felice. Io sono toscano e i toscani dicono tutti mangiano la C. Ebbene la mangio anch'io. Vi dirò di più. Io ho amato fare indigestione di C. Campionato, Coppa dei Campioni, Coppa del Mondo. Guardate quante C ci sono in mezzo. Da quando sono arrivato all'Inter, che tutti mi parlavano della grande Inter e di questo grande capitano che era Armando Picchi. Io sono stato felice grazie a Picchi. Se penso che gran parte di quella felicità me l'ha data la mia squadra del cuore, che vincevo ovunque con quel suo capitano, il debito di gratitudine che sento per quello che abbiamo chiamato poi penna bianca è immenso. È una specie di piccolo semidio che dà la luce all'Inter per tutto il tempo che verrà.